Perché il forum non era immediato, richiedeva un momento in cui le alunne scrivevano e il sindaco rispondeva, invece la chat, cioè, il sindaco parlava direttamente con... Il diario è un'altra cosa. Ma il diario serviva più come un report, come una memoria di quello che abbiamo fatto, oppure come uno scambio di, invece che le mail, scrivevano nel diario le cose che volevano dire ai tutori i bambini. Invece il forum richiede un momento successivo, forse una comprensione più, un pochino più complessa. Il forum l'abbiamo usato per le comunicazioni. Noi lo usavamo tra insegnanti, principalmente, sì. Così, magari ci siamo scambiati diverse informazioni. E allora, forum, scambiavamo delle informazioni. Forum insegnanti. Cioè ricordarsi il proprio nickname, la propria password, era già un momento. Bambini e anziani, ne parla sempre Nicoletta. Sì, no, qui abbiamo invitato i membri di un centro sociale per anziani, i quali sono prestati a venire in classe e a presentare i giochi antichi di una volta, e questi giochi sono stati fatti in diretta in pratica, le alunne dell'Istituto Versale, questo è il maestro Brunai, il quale ci ha raccontato alcune storie antiche del nostro paese. Noi abbiamo una storia piuttosto presente ancora, per fortuna, e dunque la recuperiamo in questo modo. Il maestro Brunai ha fatto dei confronti sulla scuola come era una volta e come è oggi, e dunque ci ha fatto capire come lavoravano prima i bambini, abbiamo fatto la differenza, e anche le ragazze dell'Istituto Versali hanno posto molte domande, erano molto curiose di sapere che cosa voleva dire il maestro unico, avere un unico insegnante per tutte le materie, perché loro, essendo vissute in un'altra epoca, non sapevano neppure che esistesse. E poi, ecco, oltre al maestro Brunai. Sì, le mie alunne, dato che fanno degli stage, essendo dei servizi sociali, vanno a fare gli stage o presso strutture per anziani o presso scuole materne, e hanno raccontato, su richiesta, ai bambini le loro esperienze degli stage. Bene, questo è stato un altro corso, poi alla fine si è concluso con dei regali, tra l'altro. Sì, perché l'idea originaria era quella di uno scambio dal vivo, no? Dopo aver lavorato un anno intero insieme avevamo detto facciamo una gita di istruzione e ci incontriamo, però poi non è stato possibile, allora i bambini sono rimasti molto delusi da questa conoscenza diretta, però hanno preparato dei piccoli doni che hanno inviato alle tutor e poi i tutor hanno ricambiato, c'è stato questo scambio di corrispondenza poi anche tramite la posta. Sì, certo. Bene, 090, il logo è di Simone Grassetto, che io ringrazio pubblicamente, perché una sera ero alla ricerca di un logo per questo corso e lui me l'ha realizzato, merito vado qui. Bene, altri due corsi che velocemente vi presento. Come? Velocissimamente. Virtualmente, in pratica qui non c'era un progetto ben preciso, hanno collaborato le mie ragazze di prima, era una prima superiore, poi una terza elementare di Trento e una
una quarta elementare della Sicilia. Si sono scambiati giochi, puzzle, foto, insomma è stato un ambiente ludico di divertimento. Non c'era un progetto ben preciso, lo scopo era fare incontrare ragazzi con esperienze diverse, di territori diversi, pensate un po' a Trento con la provincia di Enna. Come vi siete trovati? Trovati in che senso? Ah, ma noi da anni che sì, non è in contatto, abbiamo una specie di rete di insegnanti, siamo sì, Eleni, Coletta, poi c'è Flavio, insomma siamo una rete di insegnanti che da qualche anno lavoriamo e quindi bene. Però Mundo ci ha permesso di dare ordine e sistemare bene i nostri lavori. Ultimissimo e velocissimo, mi è sembrato molto utile, avevo una quinta, e dato che tutti mi chiedevano, prof, un po' di materiale per le tesine, dove posso andare, su internet, eccetera, erano già registrate perché era la quinta che ha fatto il lavoro. Beh, qua ho messo il documento del 15 maggio, sono delle notizie tecniche, e poi per ogni ragazza ho messo dei link dove andare a reperire materiale sugli argomenti da loro trattati nelle tesine. Ecco. E ultima cosa, non è stato usato, però c'era un deposito, appunto permette anche questo di depositare dei documenti. In pratica loro avrebbero dovuto depositare le tesine e gli insegnanti interessati normalmente le correggono, danno un'occhiatina. Però non ce l'ho fatta a coinvolgerle fino a questo punto. Infatti hanno consegnato due compiti, ma più che altro sono delle prove che abbiamo fatto per provare lo strumento. Va bene, io chiudo. Ringrazio la comunità per averci dato l'opportunità di presentare questi lavori.